pra vida, pois nada vem fácil, irmão. Sem o suor, o valor da conquista permanece em vão. Sempre é hora pra fazer algo melhor acontecer. E a sua hora vai chegar. Agora não nasci ontem, não. Sigo nessa missão e assim eu vou chegar. Celebrare il lupo anche la mitica Curva Sud con l'orgoglio alpino. Grazie. Leggiamo la motivazione. Coni di Avellino, l'Irpinia Sportiva saluta con grande stima Carmine Mr. Wolf Tommasone, pugile olimpionico di Rio 2016. La motivazione del maestro Pinariello. L'Irpinia Sportiva saluta con grande stima il maestro Michele Picariello, il cuore del pugilato irpino. Grazie. Carmine, vieni qua, no, hai sbollito l'emozione. Ormai sei abituato anche a fare le dirette su Facebook, su tutto. Oggi sei un campione tecnologico, ma in questa tua tecnologia hai conservato sempre il cuore di contrada. Carmine Tommasone! Cioè, stasera per me è difficile parlare perché, cioè, sono più emozionato stasera che sul ring delle Olimpiadi di Rio. No, a parte gli scherzi. In questi giorni ho sentito dire da tante persone, da tutti voi, da tanti italiani che sono stato il vostro orgoglio alle Olimpiadi. Di questa cosa ne vado molto fiero. Però vorrei aggiungere che anche voi siete stati il mio orgoglio alle Olimpiadi di Rio, perché
Quando sono salito sul ring sono salito con Contrada nel cuore, l'Irpina nel cuore, tutta l'Italia nel cuore. Partecipare alle Olimpiadi penso che sia il sogno di qualsiasi atleta, perché uno va là per rappresentare le proprie origini, come rappresentare la propria nazione, indossare quei pantaloncini e quella canotta con il tricolore addosso. All'inizio può sembrare una grande responsabilità, ma è una cosa che ti inorgoglisce tanto. Quindi ribadisco il fatto che come voi siete orgogliosi di me, io sono orgoglioso di voi perché vi ho portato nel cuore con me al ring. Quindi vorrei ringraziare tutte le persone che mi hanno seguito, voi qui presenti, e la curva sud di Avellino, e tantissimi, perché sui social veramente mi hanno seguito in tanti. Purtroppo salire sul ring olimpico è difficile, sono emozioni che non si possono descrivere. Io ho cercato di salire con la massima tranquillità sul ring, infatti mi sono più emozionato a guardarmi oggi a casa i match in televisione che nemmeno quando in prima persona sul ring, perché agli Olimpiadi ci sono i migliori atleti di tutto il mondo, di tutti gli sport, e io ho fatto parte di questi migliori atleti al mondo in rappresentanza del pugilato per Contrada, quindi è stato bellissimo. Purtroppo il sorteggio sia per me che per i miei colleghi non è stato dei migliori. Già al primo turno contro il messicano sapevo che sarebbe stato un avversario difficile, che aveva vinto già il torneo in Venezuela di qualificazione. E al secondo turno avevo il cubano, il test di serie numero uno al mondo, nel ranking mondiale numero uno, e già tre volte campione al mondo per 3 anni consecutivi. Niente, dopo il match che ho vinto contro il messicano nella prima serie, io ho creduto subito in me stesso, perché io sono andato a Rio, come ho detto già prima che partivo, non per partecipare ma per vincere. Quindi ho affrontato il cubano a viso aperto, ce l'ho messa tutto. Purtroppo lui in molte piccole cose è stato, diciamo, tra virgolette, superiore a me, ma sono contento perché ci ho messo tutto. Sono sceso dal ring, portasse a volte in televisione non si vede, ma io sono arrivato alla terza ripresa all'angolo che ero stremato, avevo le braccia e le gambe che erano caldissime, stremate dal dolore dell'acido lattico, perché ci avevo messo tutto, veramente tutto, per far sì, per portare il match a casa. Non è andato così, però va bene. Niente, torno a casa con un po' di rammarico, perché io sono abituato a vincere, c'ho una mentalità vincente, non ho mai partecipato e giocato per partecipare, ho sempre giocato per vincere, quindi la sconfitta fa sempre male, però ho raggiunto un obiettivo che penso che rimarrà nella storia del pugilato anche italiano, non solo della nostra comunità. E niente, penso di aver scritto un piccolo pezzo di storia e questo lo devo anche a voi. Infine vorrei fare un ultimo ringraziamento, volevo ringraziare la mia famiglia che mi è sempre stata vicina in queste avventure, anche nei momenti difficili, così come la mia ragazza che dietro le quinte mi dà sempre una mano. Ciao Laura! E poi il ringraziamento più doveroso va al maestro Michele Picariello, perché dopo... cioè, io ero solo un bambino quando ho iniziato, lui era molto più giovane di me adesso quando mi seguiva, quindi mi è sempre stato vicino, è lui che mi ha aiutato nei momenti difficili, quando pure dopo aver sfumato la qualificazione nel 2008 alle Olimpiadi volevo lasciare il pugilato. È colui che sta sempre con me in palestra nei giorni di festa, nei giorni dove ha quasi sempre messo da parte la famiglia per me, per stare in palestra con me, quindi questo risultato sportivo, il merito va ad entrambi, sia a me che a lui, quindi tutto questo lo dedico a lui. Una cosa molto bella, l'autore è Federico, ha detto: noi non perdiamo mai, impariamo. È la verità, è la verità.
altro grande lavoro che lo fate vedere, quindi anche Federico Iallacconi, che lui si nasconde sempre perché non vuole farsi vedere, però penso che anche lui stasera, se sono qua, anche grazie a lui che ha organizzato tutto ciò, che ha dato una mano, è il mentore di queste cose, lo fa sempre, qualsiasi cosa lo fa con passione e massima determinazione, quindi lo fa veramente perché ci tiene e ci vuole bene, segue tutti i ragazzi della palestra e me compreso, quindi gli fa onore tutto ciò. Grazie Federico. Federico Iannacone! Vida pois nada vem fácil, irmão. Sem o suor o valor da conquista permanece em vão. Sempre é hora pra fazer algo melhor acontecer, e a sua hora vai chegar. Agora não nasci ontem, não. Sigo nessa missão e assim eu vou.